Bentrovati su TV Radicale, questo appuntamento l'abbiamo intitolato Libertiamo ed è un collegamento con Silvana Bononcini, radicale storica e anche diciamo, esponente, diciamo, iscritta all'associazione Libertiamo, che è il magazine online che fa capo, diciamo, alle idee politiche di Benedetto della Vedova. Bentrovata Silvana, come stai? Buongiorno, buongiorno a te e a chi guarda questa web TV radicale. Bene Silvana, tra l'altro sono giornate calde queste proprio per Benedetto, l'abbiamo visto proprio l'altro giorno in Parlamento intervenire a proposito della mozione di sfiducia nei confronti del sottosegretario Caliendo. Come ti è sembrato l'intervento di Benedetto e quali riflessioni aggiungi rispetto alla vicenda Caliendo, alla vicenda dei Finiani, eccetera? Beh, in effetti credo che abbia ragione nell'affermare che occorre molta prudenza per alcuni, per chi è al governo nelle sue frequentazioni. Quindi l'astensione è condivisibile pur rimanendo nell'area del governo e appoggiando questo governo. Un'altra cosa che ti voglio chiedere, non credi che questo governo sia un po' arrivato alla frutta, nel senso che a parte la maggioranza oramai diciamo si regge su numeri assolutamente più limitati rispetto a quella al momento in cui nacque, ma dal punto di vista politico non ritieni un po' che sia un po' inattendibile questo governo, l'ennesimo governo Berlusconi? Ma io sono molto deluso da Berlusconi e dalle politiche che ha fatto in questi 15 anni. Aveva i tempi e i numeri per fare le grosse riforme. Aveva i tempi e i numeri per fare le grosse riforme e non ha praticamente fatto quasi nulla. La rivoluzione liberale di cui vagheggiava addirittura nel 94 è ancora là. Non si vede molto e questo governo con i numeri che ha sta veramente campando giorno per giorno e non facendo una politica riformatrice liberale qual era e quale era stata promessa agli elettori. Eppure ti dicevo Berlusconi continua a spacciarsi per liberale e afferma appunto che il PDL è un partito liberale di massa. Oddio, anch'io posso andare dicendo che sono una gran bella ragazza di 30 anni, però c'è una grossa differenza tra la realtà e quello che è, a parte che cioè Berlusconi sta gestendo quello che è rimasto del PDL come fosse un'impresa, mentre la politica è un'altra cosa. Che lui abbia puntato tutta sulla leadership sua è anche condivisibile, visto che è lui che ha cambiato un po' il panorama politico italiano. Però in democrazia credo che sia importante l'apporto del pensiero dei molti, soprattutto in un partito che si definisce liberale. Ecco, ti volevo chiedere, non credi, ieri Franceschini ha sottolineato nel suo intervento come rispetto al 1994, anno in cui Silvio Berlusconi aveva accanto a sé, oltre a Gianfranco Fini, anche Pier Ferdinando Casini, ormai di quella compagnia è rimasto ben poco, unicamente Umberto Bossi e la Lega. Questo cosa ti fa pensare? Beh, il distinguo di Fine sono nati proprio da questo, almeno secondo la mia analisi, e lo strapotere che Berlusconi concedeva alla Lega mentre non prendeva alcuna considerazione quella che erano le tematiche radicali, discorsi di altri esponenti del PDL. Consideriamo che Fine è stato cofondatore e all'epoca della fusione tra Forza Italia e AN nel PDL lui aveva un 12%, quindi non era l'ultimo che passava sotto casa, aveva un valore, una potenza politica e non credo che si possa ridurre a una persona
soltanto da co-primario in quel modo, cioè togliendogli ogni possibilità di fare politica. Io non sono finiana, nasco radicale, probabilmente tale rimango, però credo che sono liberale, e vale la vecchia massima che io non sono d'accordo con te, ma morirò e combatterò perché tu possa esprimere liberamente le tue idee, cosa che nel PDL non esiste. Abbiamo visto quell'ufficio di direzione, abbiamo visto la conferenza stampa in cui veramente vengono espulsi o mandati davanti ai proibiviri tre finiani per aver detto delle, per aver avuto delle argomentazioni anche pesanti se vuoi, ma le riprendi in chiave politica, non con un'espulsione. Per me Berlusconi ha sbagliato, io poi sono con Benedetto in quota libertà e vediamo che succede, ecco. Anche perché oggi pare che esca dal PDL la Meloni e alle notizie che io ci sono altri che stanno arrivando. Ecco Silvana, raccontiamo un pochino ai nostri web spettatori chi è Silvana Bononcini. Silvana Bononcini, quando comincia la militanza radicale? Fine anni 70, no? Sì, anche un po' prima, perché io andai nella una vecchissima sede del Partito Radicale in via Santo Stefano, che avrò avuto 23-24 anni. Quindi via Santo 73, Stefano a Bologna. A Bologna, che tu non hai conosciuto, sì. Ma incontrai della gente che mi prese, era molto saccente, mi fecero sentire una emerita e stupida nullità, per cui non ho insistito, mentre alcuni anni dopo ho incontrato Mirella Ruggero a un tavolo e lì mi sono fermate, probabilmente pur non essendo iscritta a Radicali Italiani, ma mantenendo la mia quota al Partito Radicale, Transnazionale e a Nessuno Tocchi Caino, a Locoscioni, e mantengo la mia identità, a cui non voglio assolutamente rinunciare, pur essendo andata con Benedetto nel centrodestra, in cui forse avrò più difficoltà che col centrosinistra, ma in cui vorrei riuscire a fare, pensa te, la battaglia sull'eutanasia. Battaglia sull'eutanasia, sulla quale ricordiamo Benedetto della Vedova instaurò ai tempi del caso di Giovanni Englaro una propria personale, diciamo, protesta, sfilando con una cartellonata davanti al palazzo, insomma, Palazzo Chigi, al palazzo del governo. Ecco. Sì, ed era tragicamente solo, che sinceramente io pensavo che qualcun altro nel PDL potesse aderire, anzi ho un amico tra i senatori che ho in corso per via SMS, ma si è fatto di nebbia. In conclusione, quella serata c'era lui, c'era Mina Welby, a cui avevo detto che Benedetto era là, e lei si è precipitata a sostenerlo perché era convinta che qualcosa occorresse fare, e arrivò anche Marco Pannella a dare sostegno, però insomma c'era poca altra gente. Silvana, il tuo essere radicale, l'essere, diciamo, nell'associazione Libertiamo, innanzitutto presentiamo un po' questa associazione, in cosa consiste, quali sono i suoi obiettivi, quali sono, diciamo, qual è la sua mission? Beh, perché sono cambiati i tempi e per dei liberali si presenta una sfida molto grande, soprattutto perché i tempi, come dicevo prima, sono cambiati, sono molto rapidi, in rapida evoluzione, e le sfide sono ancora più, devono essere ancora più incisive. La globalizzazione, i mercati, la politica estera sono in rapida evoluzione, e una forza liberale che porti avanti queste tematiche occorre, Benedetto ha fatto, e alcuni di noi con lui,
hanno fatto questa scelta convinta, convinti che la casa o che all'allora Forza Italia ci desse spazio e fosse il posto dove poter fare delle cose, le ha fatte, però non ci sono grandi numeri. D'altronde, come dicevo con Carmelo Palma, noi siamo sempre stati in pochi e non ci siamo mai spaventati a fare cose di minoranza, però con grossi idealità e con grossi contenuti. Questo web magazine è fatto da 3 o 4 persone, lavorano come dei matti, con l'unico deputato che è Benedetto, e producono grossi risultati anche. Anzi, approfitto per fare, per parlare, per dirvi che chi è curioso e vuole andare a vederlo è www.libertiamo.it. Perfetto Silvana, scusate per questi rumori di sottofondo. Un'altra domanda Silvana, giorni fa è ricorso il trentennale della strage di Bologna. Vogliamo ricordare come tu allora eri a Bologna e tra l'altro per il tuo lavoro eri nel reparto, diciamo, chirurgia plastica dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Vuoi raccontarci la drammaticità di quelle ore? Sì, il tutto è comparso probabilmente prima sui media, che noi eravamo lì, siamo come Sant'Orsola a poca distanza dalla stazione di Bologna, e mia madre mi chiamò per sapere se stavo bene e mi disse di questa esplosione che avevo visto notizie in TV. E poi sono iniziate ad arrivare le vittime di questa strage. Io ne ho viste parecchie, perché con il primario, il professor Damiani ed altri medici, formammo un'equipe che cominciò a girare e a vedere queste persone. Cioè, ti posso parlare di gente senza un arto, gente non tanto bruciata quanto strinata. Ho visto veramente un macello, e lì la mia non violenza è stata messa a dura prova. E però devo dire che quello che è risultato politicamente da questa strage è diverso, almeno a Bologna, di quello che penso io. Abbiamo una condanna per una strage fascista, che è certamente fascismo, che la violenza è fascismo, e sono stati condannati Francesca Mambro e Valeria Fioravanti, che a mio parere di questa strage non hanno alcuna colpa. Io ho letto molti documenti, non tutti perché sono un'infinità e mi sono fatto questo convincimento. Tra l'altro lo stesso Pellegrino, che era al capo della commissione d'indagine antimafia, antiterrorismo, disse a suo tempo che era una sentenza costruita sul vuoto. Come lo stesso Cossiga va continuando a dire che sono stati i palestinesi i quali, con un accordo intergovernativo, avevano la possibilità di transitare per il nostro paese con gli esplosivi. Quindi, a suo dire, fu un incidente. È uscito con delle interviste tale Carlos, che è un terrorista che deve essere in Argentina ora, dicendo che allora a Bologna c'era un suo nuovo uomo, mentre Francesca e Valerio non erano qui e nessuno li ha visti. Insomma, in poche parole, non ci sono le prove se non le dichiarazioni di un pentito tale Spati, il quale a mio parere ha ottenuto grossi vantaggi suoi per le sue vicende giudiziarie per fare queste dichiarazioni. Ecco Silvana, tu hai avuto modo, anche attraverso
le attività del partito, di conoscere personalmente Francesca Mambro e Giuseppe Fioravanti. Se vuoi raccontarci quanto sono cambiati nel corso degli anni, anche personalmente, rispetto alla scelta di vita che hanno fatto dopo la condanna per la strage di Bologna. Valerio e Francesco, per dirti quanto possono essere cambiati, lavorano a Nessuno Tocchi Caino con un altro ex terrorista che è Sergio D'Elia. Io, certo, non ho conosciuto quel loro periodo se non un carattere un po' duro, un po' deciso, ma per il resto mi paiono due persone, hanno pagato in modo molto duro questo loro errore. Avevano 21 e 22 anni. Io ho letto un libro, La strage nera di Colombo, in cui vengono descritte le motivazioni di queste scelte di destra. Quindi erano scelte che sono venute così, data la giovane età. Non vedo certo persone che possono aver compiuto quella grossa vigliaccata che è stata la strage di Bologna. Valerio si è definito, e su questo abbiamo un po' discusso, un delinquente, e hanno ambedue riconosciuto tutti i delitti che hanno commesso, se ne sono assunti la responsabilità, però direi che in questo momento sono due altre persone, tra l'altro hanno una bambina, Arianna, per cui sperano che prima o poi sia fatta chiarezza e poter vivere, non dico una vita normale, una vita tranquilla, serena. Nulla toglie che non vivranno vita tranquilla quelle vittime, però non è colpa loro. Loro hanno pagato per i loro errori. Sono due persone, Valerio è già in libertà, Francesca mancano 3 anni, Valerio sta lì a Roma perché Francesca non può andare fuori Roma, vanno avanti nel loro percorso che definirei molto buono. Non sono radicali, ma ci manca poco, insomma. Bene, volevo farti un'altra domanda, Silvana, per tornare invece al movimento Libertiamo. Non pensi che, come pensi, diciamo, che le posizioni di Benedetto della Vedova possano essere raccolte anche da questo nuovo, diciamo, movimento, chiamiamolo così, che per ora è solamente, diciamo, si sta delineando come raggruppamento di parlamentari che si chiama Futuro e Libertà? Ma se tu guardi ai movimenti repubblicani o che fanno riferimento al Partito Popolare Europeo, tu all'interno di un grosso contenitore hai diverse posizioni. Io penso che ci sia modo, anche perché Benedetto è molto sottile nelle sue cose, studia le cose e si convince con uno studio molto attento e accurato. È chiaro che non è un liberale fini, però ha cambiato delle posizioni in modo molto significativo e ci sarà, penso, la possibilità di fare politiche liberali. Quindi è già una grossa possibilità. Considera che, tra l'altro, Benedetto è stato nominato vicepresidente del gruppo alla Camera e a quello che so io spesso parlano e si ritrovano, e se conosco Benedetto credo che pian pianino riuscirà a trovare e a scavare anche nelle granitiche convincimenti di Fini, perché i tempi cambiano e occorre, anziché guardare al passato, guardare veramente al futuro, guardare a questi giovani che non hanno un futuro, che dai padri vengono veramente spinti sotto i tacchi, e bisogna ragionare per loro, bisogna ragionare per un mondo che è in evoluzione, bisogna parlare di diritti civili, bisogna parlare
di diritti di cittadinanza per gli immigrati, bisogna valutare il rapido cambiamento che avviene e bisogna essere certamente un po' liberali. Ecco Penso Silvana, ti volevo chiedere questo. Non credi che adesso prescindendo dal centrodestra, ma guardando anche al centrosinistra, non credi che da una parte e dall'altra, non solo diciamo tra gli schieramenti politici, ma anche rispetto ai soggetti istituzionali di questo paese, il dato caratterizzante sia l'inautenticità degli attori politici, istituzionali, economici? Non pensi che possa essere individuata in questa la causa, diciamo, di molte delle contraddizioni di questo paese, dell'Italia? Beh, vedi, puoi partire dal discorso che i partiti da una partitocrazia sono passati a una gestione autoritaria delle varie gerarchie. Tu non sai per chi voti, non sai chi è l'eletto, lo sa chi decide l'elenco dei votanti, li metti in posizione per cui alcuni, cioè non fai una battaglia politica, non ci sono, purtroppo nel PDL le primarie in stile americano o anglosassone sono un sogno, qui è tutto destinato, abbiamo degli yes men ma non abbiamo dei personaggi di valore, è rimasto, vedi, con Berlusconi una persona che è Martino, che per me andava messo al Ministero dell'Economia e schiodato il giorno in cui lui se ne fosse andato. Ci sono alcuni personaggi, però è tutto mortificato in questa lotta tra il berlusconismo e l'antiberlusconismo. Non c'è un grosso movimento dei riformatori e non c'è, e c'è certamente. Noi avevamo il problema del sindacato, il problema. Voi a sinistra state peggio, a mio parere, perché la storia del PC, PDS, DS, com'è che si chiama PD, adesso è una storia di grossa reazione, non di grande movimento. Se vuoi, ti faccio presente che era stato creato uno scalone da Maroni per la riforma pensionistica che è stato bellamente cancellato perché vanno assistiti e protetti chi già ha delle garanzie, mentre i giovani andranno domani con delle pensioni che sono indecenti e non hanno un welfare che li sostenga nel mondo del lavoro. Quindi ci sono pochi personaggi, non ci sono grandi leadership. Berlusconi fonda tutto sulla sua leadership, è un personaggio anarchico, un personaggio, ma non è a questo punto, devo dire, un liberale, né so cosa gli stia succedendo, sinceramente neppure voglio saperlo perché 15 anni sono tanti, se voleva fare delle cose le poteva fare. Tragicamente va adesso dichiarando che parlando di elezioni anticipate e tragicamente ci sarà gente che si farà tuttora infinocchiare. Io penso che a molti faccia comodo questo sistema in cui si può bellamente evadere brontolando, per quanto è grande l'evasione, si possono fare. Cioè, tu devi essere amico di questo, di quest'altro, non ha valore il merito nella capacità, cominciando dall'università, in tutte le altre situazioni, ma vanno elette persone in base alle decisioni di alcuni oligarchi. Quindi a questo punto o salto il tappo, sinceramente c'è da mettersi le mani nei capelli. Guarda, è più o meno. Cioè, è specifico e spiega bene quella durezza, quella insensibilità che hanno avuto con Luca Coscioni, con il mio amico Piero, con la vicenda di Eluana, quello che fanno adesso con l'RU486,
Le forze della conservazione sono lì, non schiodano neanche se viene giù Dio, anche se uno non ci crede, mentre quelle che dovrebbero ribellarsi fanno poco, fanno niente. Tu vedi Grillo, vedi il popolo viola, però vedi una forte antipolitica, mentre non hanno capito che occorre veramente una politica, ma una politica liberale, ritornando forma a quel maggioritario secco all'inglese per cui noi abbiamo raccolto tante firme. Tra l'altro mi pare che Pannella con altri stiano facendo una lega per la uninominale, spero qualcosa produca e spero che cambi, perché è soporifera la politica. Hai alcune forze che parlano di tanto la politica è sporca, tanto qui, tanto là, però nulla fanno per pulirla. Ecco, ti volevo chiedere, Silvana, tu, ricordiamo, non sei iscritta ai Radicali Italiani, ma sei iscritta al Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito e a Nessuno Tocchi Caino. Secondo te, quale dovrebbe essere la prossima battaglia del Partito Radicale? Transnazionale? Sì. Sono tante. Se posso dirti la mia, sì, la tua. Vedo con particolare apprensione quello che succede in Iran, e se non fossi non violenta, dico che peccato che ieri non ci hanno preso con il presidente iraniano, e ci sono un'infinità di altri focolai. Io spero intanto che si faccia il congresso, che si vada al congresso, anche se in molti vanno dicendo che non ci sono i soldi. E spero che... Beh, ci sarà il Consiglio generale a Barcellona, no? Ricordiamo, a settembre. Sì, ma io vorrei anche il congresso, perché ci sono più persone, diverse figure, e vorrei andarci anch'io, che è un pezzettino. Credo che l'ultima volta sia stato a Tirana. Sì. Quindi, ma detto questo, cioè tu dovresti guardare sia all'Iran, dovresti guardare a questo terrorismo sia medio orientale che più o meno tutto medio orientale, queste persone che colpiscono innocenti fregandosene bellamente, perché hai un movimento terrorista che li convince, gli lava il cervello e li manda al macello. Ci sono paesi dell'Africa che hanno bisogno di un'evoluzione in senso democratico. La Cina dovrebbe, la Russia, che Putin, buon amico di Berlusconi, è tutto tranne che un democratico. Io mi viene in mente Olivier de Puy e la battaglia che fece sulla Cecenia, e quello che ci è stato raccontato è quello che è successo in Cecenia, quello che è successo in Russia. Certo. Andrea Tamburic è morto, è morto Antonio Russo. Cioè, è morta la, dillo te quel nome di quella Politowskaja, giornalista Anna, sì. Politowskaja. Quindi sì, stanno morendo persone e venendo calpestati i diritti di molte persone, quindi il percorso è molto molto lungo ancora, e bisogna vedere se c'è il coraggio e la volontà. Ma io ho visto nel corso, studiando la storia, che poi improvvisamente cambiano le cose per un piccolo particolare. Io spero che cambino, che non si debba arrivare alla necessità della rivoluzione francese, ma che cambino molti attori nel panorama politico mondiale, perché è veramente tragica. Vedi il Tibet, vedi gli Uiguri, vedi
vedi la necessità di Stato di diritto e di democrazia che c'è nel mondo. Per noi occidentali è una cosa mai ormai guadagnata e con cui conviviamo, per cui sottolineiamo su alcune particolari, ma là in alcune parti si muore di fame, si viene carcerati, violentati, ammazzati solo per delle idee. Io spero che il movimento verde in Iran, come altre forme di dissenso, abbiano modo, devo dirla una, io spero nelle donne. E non sono una femminista accesa, ma conosco, io sono un'allieva di Adele Faccio. La mia mammona mi ha insegnato molte cose e conosco la capacità che hanno le donne di cambiare le cose in modo significativo dall'interno e in modo durevole. Vedi la capacità di Aung San Suu Kyi, quella leader birmana, sì, che è in carcere. Sì, io vado un po' con difficoltà a pronunciare tutti questi nomi, perché però questa donna ha vinto le presidenziali, è stata in carcere, è tuttora agli arresti domiciliari e non molla. Altre donne in giro per il mondo stanno alzando la testa. Vedi lo stesso movimento verde in Iran che è supportato dalle madri. Guarda, c'era una foto bellissima di un terrazzo notturno in Iran e si vedeva una ragazza che urlava il classico loro canto notturno e una madre un po' dietro che pareva una delle nostre vecchie donne del sud seduta su una sedia. Queste due figure insieme mi hanno veramente commossa, perché era la partecipazione ad un progetto di libertà e molte donne lì hanno la vita dura, ma ce l'hanno in Pakistan, ce l'hanno con i talebani, ce l'hanno in un sacco di, in Turchia, ce l'hanno in Arabia Saudita. Il percorso è probabile che sia lungo, io spero che sia breve, siccome credo che la libertà debba essere un valore per tutti. E sono qui, i miei 200 euro. Bene, ringraziamo Silvana, purtroppo abbiamo già sforato di 3 minuti. Sì, devi dire l'ultima cosa, vai pure. No, era solo per ricordare Piero Welby, sì, il quale è riuscito a liberarsi, e in memoria di questo nel centrodestra, non in memoria, ma per continuare la sua battaglia, cercherò quel portugio per portare l'eutanasia anche da noi. Ringraziamo Silvana Bononcini, ricordiamo Radicale Storica è iscritta al Movimento Libertiamo, che è il magazine online che fa capo alle idee politiche di Benedetto della Vedova. Ecco, salutiamo i web spettatori, al prossimo appuntamento con TV Radicale.